Un saluto a tutti gli amici di androidare.it da Adriano. Protagonista della nostra recensione, oggi troviamo il Samsung Gear 2 Neo, uscito in contemporanea con Samsung Galaxy S5 e con Gear 2 normale. Il Gear 2 Neo si differenzia sostanzialmente dal Gear 2 normale dalla non presenza della fotocamera nella parte frontale e dalla composizione dei materiali, che è leggermente diversa e leggermente più cheap. Come vediamo, troviamo un cinturino zigrinato all'esterno, si vede molto bene in questa inquadratura, è ondulato all'interno per far sì che passi il sudore e non ci faccia sudare, la grip per la chiusura regolabile ovviamente, quindi per ogni polso, il frontale con il tasto per l'accensione e lo spegnimento e le varie opzioni, il sensore per i raggi infrarossi, quindi comandare televisioni, climatizzatori, eccetera, eccetera. Nella parte posteriore troviamo il sensore dei battiti cardiaci e i pin per la ricarica. Andiamo a vedere insieme questo Gear 2 Neo. Come sapete, il Gear 2 Neo può ricevere ed effettuare telefonate in quanto è dotato di connessione Bluetooth e altoparlanti e microfono integrati, e IP67, cioè può essere immerso in acqua ed è resistente alla polvere e agli urti. Andiamo a vedere insieme le varie funzionalità. Questa è la schermata home principale, che può essere personalizzata in tutto e per tutto con gli sfondi, con le skin di vari orologi che vi ho fatto già vedere nel nostro gruppo, tipo il Rolex. Andiamo a vedere che io ho impostato le notifiche in home, possiamo avere tutte le notifiche, possiamo avere le impostazioni istantanee del cellulare, quindi possiamo attivare tramite il Gear le varie impostazioni tipo il wireless, la posizione, il suono, la connessione dati, la modalità di blocco e il risparmio energetico. Qui abbiamo le varie impostazioni e andiamo a vedere quindi le varie skin dell'orologio, i vari sfondi che possiamo inserire, le impostazioni delle notifiche che ovviamente attiviamo, il suono, quindi abbiamo il volume di qualsiasi cosa, la modalità audio, quindi il suono, la vibrazione o il silenzioso, possiamo impostare il suono del tocco. Quindi ogni volta che toccheremo, sentite, farà un piccolo suono. Possiamo impostare le suonerie. Le suonerie delle notifiche. È l'intensità della vibrazione, che ovviamente teniamo su forte. Possiamo impostare lo schermo, quindi luminosità, spegnimento, il carattere dello schermo, quindi stile e dimensione. Questo attiva muovendo, praticamente fa in modo che muovendo, facendo il classico movimento, ve lo faccio vedere, il classico movimento di guardare l'orario, guardate, si attiva lo smartwatch. Può essere impostato in varie maniere, può essere completamente disattivato, quindi per guardare l'orario dobbiamo premere il tastino dedicato. Torniamo nelle opzioni. Bluetooth ovviamente andiamo a dare la visibilità e l'attivazione. Con i due tocchi andiamo a impostare che applicazione deve essere lanciata ogni volta che premiamo velocemente con due tocchi il tastino della home. Possiamo impostare un blocco, eccolo qua. Io non ho nessuno, ma si può usare un pin per l'utilizzo del Gear. Andiamo a impostare il profilo, il nostro profilo fisico, quindi quando andremo ad utilizzare il Gear come contapassi, come aiuto per il nostro giro in bici, ci dirà magari le calorie consumate, i battiti cardiaci, se sono ideali o no rispetto al nostro fisico. E ovviamente il ripristino che non andrò a fare perché vado a ripristinare completamente il Gear.
Facendo uno swipe verso destra e verso sinistra entriamo nelle applicazioni presenti sul telefono, quindi le impostazioni delle notifiche, il registro delle chiamate, la tastiera, possiamo digitare liberamente per chiamare, le impostazioni le abbiamo già viste, con i controlli andiamo a settare luminosità e volume, la rubrica ovviamente, la rubrica telefonica. Queste sono le impostazioni istantanee che vi ho fatto vedere prima, che io ho impostato sulla home. Il watch on penso che ormai lo conosciate tutti, utilizza il sensore a infrarossi presente qui sopra, quindi possiamo usarlo come telecomando per vedere TV, TV-STB e condizionatore d'aria addirittura. Poi abbiamo il classico S-Voice che ormai conoscete tutti, almeno chi ha il Samsung, praticamente il controllo vocale del cellulare, il lettore musicale che può essere utilizzato da qui e per il telefono, quindi come controllo remoto. Successivamente abbiamo il promemoria vocale, quindi possiamo registrare dei promemoria vocali lunghi fino a 5 minuti. Il contapassi, che funziona abbastanza discretamente direi. Esercizio, qui possiamo impostare i vari esercizi, come vi stavo dicendo prima, rispetto al profilo, quindi la corsa, la camminata, il ciclismo, l'escursionismo, abbiamo la cronologia degli allenamenti, la frequenza del battito cardiaco che tra un po' vi farò vedere in un altro video e farò il test per voi per vedere se effettivamente è affidabile il sensore del battito cardiaco. La modalità riposo è molto interessante, in quanto tenendo al polso il gear durante il sonno ci fa un monitoraggio del sonno e in teoria dovrebbe dirci se dormiamo o no bene. Io non l'ho provata perché comunque non mi interessa tanto. Molto più leggero, devo dire, rispetto al Gear 1. Hanno eliminato la fotocamera presente sul cinturino. Noi nel Gear 2 Neo non l'abbiamo, ma nel Gear 2 normale sì, ed è presente qui, molto bella, molto tecnologica. Volevo dirvi anche che il cinturino è intercambiabile. Infatti se vedete qui ci sono i grip per toglierlo. Molto leggero, mi sono trovato molto bene. Per chi viaggia, per chi sta abbastanza in macchina o per chi fa molto sport o va in bici come me, è un accessorio che vale la pena comprare. Per molti può essere inutile. Io mi sono trovato abbastanza bene. Le personalizzazioni sono tantissime. Il sistema operativo Tizen non ha ancora le personalizzazioni che ha avuto il Gear 1, ma si stanno già avvicinando, perché con i Watch Style, con i Gear Face si può personalizzare moltissimo il nostro cellulare. E la durata della batteria l'ho trovata davvero ottima. La prima settimana mi è durato 5 giorni spegnendolo la notte. Vediamo qua, ho ancora il 35%, oggi è giovedì e io l'ho ricaricato domenica sera, quindi una durata abbastanza elevata, almeno per il mio uso. Il Samsung Gear 2 Neo può essere abbinato con tutti i Samsung e alcuni HTC anche sono stati provati e vanno abbastanza bene. Questo è tutto per androidare.it, Adriano.